Bene, ciao ragazzi, oggi di nuovo con un video dedicato all'elasticità, nel quale tratteremo in particolare l'elasticità di un bene rispetto al reddito del consumatore. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a studiare come varia la quantità domandata al variare del reddito. Ovviamente la variazione percentuale della quantità su una variazione percentuale del reddito. Questa formula può avere tre risultati. Quindi, nel caso in cui l'elasticità sia compresa o uguale tra 0 e 1, parleremo di beni normali, altrimenti maggiori di 1 parleremo di beni di lusso, minori di 0 parleremo di beni inferiori.